tutti da Mario Carbone, oggi studiamo insieme Mala Femmina. Adesso trovate il brano già diciamo sul canale, registrato per intero, quindi inutile farlo ascoltare nuovamente. Quindi ascoltate prima quel brano. Abbiamo qua in chiusura all'inizio questa, quindi il brano in due mezzi, noi invece lo penseremo in quattro quarti. E questo quindi... Ta, ta, un, due, tre, qua in chiusura, chiaro, quindi... Ta, bene, ripetete questo per 10 minuti, praticamente abbiamo una nota che dura una pulsazione e mezzo, 1, 2, levare nuovamente il 3, cerchiato, e poi il 3 che dura 3 pulsazioni e mezzo, 1, 2, 3, qua, e lascio subito quando sento la quarta pulsazione, va bene? Ed è questo, vi mostro la partitura. Quindi iniziate con questa prima frase, una pulsazione e mezzo, questo in levare, 1, 2, 3 e vedete c'è il puntino 4. Quindi 4 vi fermate perché in levare c'entra questa nota nella frase successiva. Bene, fate la prima decina di minuti, andiamo avanti. Abbiamo re in levare il 3 cerchiato, quindi, quindi pronunciamo 1, 3, 3, 3, così, quindi 1, poi il 3, poi nuovamente 3, 3, quinto dito, 3 cerchiato. Quindi 1, 5, 3 in chiusura e poi in apertura 3, la stessa ritmica dell'inizio, ta. Chiaro? Ora, quindi ripetiamo questa frase, 1, ora apriamo 3, 3, 3, ecco qua, ripetete questa frase che vi mostro ora, quindi vabbè, è questa, in levare pronunciate 1, 3, 3, 3, 5, 3, in apertura la stessa ritmica dell'inizio, una pulsazione e mezza, questa in levare, questa 3 pulsazioni e mezza, 1, 2, 3 e mezza, chiaro? Quindi sentirete 4 pulsazioni di metronomo e poi lasciate subito. Fatto questo collegate tutto il rigo, benissimo, e sarà così, tutto in diretta come sempre, quindi 2, 3, pa, pa. 2, 3, qua. Avete notato una cosa, per i più attenti sicuramente, che ci sta un tasto che praticamente viene suonato in chiusura e in apertura. Potreste tenerlo premuto, questo qua, il 3 in chiusura e senza ribattere il 3 suonate in apertura. Potete anche non fare questa se è troppo difficile per voi, lo farete magari più avanti o non lo farete proprio. Va bene, cosa cambia? Tenendo il tasto premuto otteniamo un legato, quindi visto che effettivamente vogliamo creare un legato è meglio. Andiamo avanti allora, ripetete questa frase per mezz'ora, un'ora, un giorno, è importante che esca per bene. Possiamo mettere il metronomo e vi faccio sentire questa frase, questo primo rigo, quasi questo primo rigo così, in chiusura. 1, 2, 3, 4, apro. 2, 3, qua e poi andiamo avanti, va bene? Ora, andiamo con la frase successiva, abbiamo praticamente levare un pollice, questa, quindi il pollice in levare cerchiato, un pollice, poi il 2, il 3, 2 cerchiato e il 2, tutto in apertura questo quindi, un, ancora un pollice, poi il 2, il 3, 2 cerchiato, il 2 normale e due volte il 4, va bene ancora questo, quindi 1, ripetete molto, molte volte questa frase, mettete in pausa, bene, bentornati, ora capiamo le durate, quindi questo è il pollice in levare, fa questo 1, 2 e 3 in una pulsazione, 2 cerchiate e 2 in un'altra pulsazione, poi il quarto dito 2 pulsazioni, 1, 2, il quarto dito successivo 4 pulsazioni, 1, 2, 3, praticamente questo, 1, 2, poi 1, 2, 3, 4, ecco qua, fate questo, questa è l'introduzione, quindi da qui in levare, 1, 2, poi 1, 2, 3, 4, fate questo, collegate tutta la parte fino a qui, l'ultima due note, abbiamo un terzo dito in apertura, 1, terzo dito 2 pulsazioni, 1, 2, e chiudete col 3, 5 pulsazioni, 1, 2, 3, 4, 5, ancora questo, quindi il 3 cerchiato in apertura 2 pulsazioni, 1, 2, chiudiamo col 3, 5 pulsazioni, 2, 3,
Bene, ci siamo, ripetete insomma qualche giorno, settimana questa frase fino a quando riuscirà bene. I bassi in questa introduzione saranno così. Vabbè, i bassi sarà l'ultima cosa da mettere. Fate gli esercizi giornalieri dove ci sono degli esercizi dedicati proprio all'inserimento dei bassi nel ritmo beguine, quindi è importante, non è che arrivate in un attimo mettete i bassi, però li dovete mettere comunque dopo che avete imparato benissimo questa parte con la mano destra, altrimenti vi mettete stesso in difficoltà. Comunque questa, mettiamo i bassi in fa, questi, in posizione di fa. Ovviamente utilizziamo l'esclusione delle terze e siamo così, quindi col terzo dito in chiusura questo. Poi in chiusura apro. Successivo, chiudo un po', altrimenti non vedete i bassi, questi due bassi, quindi poi il terzo dito, chiudo e lo stop alla fine. Ripeto nuovamente questo e basta, poi andiamo avanti. Quindi questi bassi si inquadrano, se si vedono, quindi lentamente all'inizio questo qui. Bassi, chiudo un po', altrimenti diciamo esce fuori inquadratura. Cambio bassi, chiudo, va bene? Quindi questa è la parte diciamo introduttiva, l'introduzione che arriva fino a qui, va bene? Bene, fatevi questa prima frase, questa diciamo è può essere, diciamo, una prima lezione di questo brano, quindi dedicateci il tempo necessario per memorizzarlo e farlo uscire in modo scorrevole. Bene, se ci sarà interesse farò lezioni successive, altrimenti sarà la prima ed ultima lezione di questo brano, quindi se ci saranno condivisioni sui social. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!